Gentili telespettatori, buona giornata. Alla fine Vannacci dice, beh, non ci interessa, o meno, non Vannacci, ma i vannacciani. Adesso i seguaci di Vannacci sono diventati vannacciani. Meloni, meloniani, Salvini, salviniani, Vannacci, vannacciani. I contiani, gli schleiniani, no? Quelli che seguono la Schlein, come li chiamiamo? Gli schleiniani, i bonelliani, i frattoianniani, poi che abbiamo? Italianini? Boh. Poi chi abbiamo? Ditemene un altro, dai. I boldriniani, i frattoianniani, va bene, i vulcaniani, va bene, i vannacciani dicono non ci interessa la fiamma tricolore, quella che è nel logo di Fratelli d'Italia, che viene dal logo di Alleanza Nazionale, che parte dal Movimento Sociale Italiano. E Gianmario Ferramonti, presidente della Confederazione delle Destre. Scusate, ma che cavolo è la Confederazione delle Destre? Eh? Io prima di ieri non l'avevo mai sentito che ci fosse una Confederazione delle Destre. Eppure in 6 anni che parlo di politica tutti i giorni, mi spiace, ma non l'avevo mai sentita la Confederazione delle Destre. Boh. Comunque, c'è una Confederazione delle Destre, c'è un presidente che ha detto che del simbolo è giusto che si fregi il generale Vannacci. Ah, ho capito. Quel simbolo che arriva dall'MSI, che quel simbolo, almeno io so, che rappresenta precisamente una cosa, anche se poi si dice ma no, quella, la fiamma è un'altra cosa, no. La fiamma è proprio quella lì, che arde su proprio quella cosa lì, e il nome Movimento Sociale Italiano, M, è la prima lettera del dittatore, S è in mezzo e I è l'ultima lettera del dittatore, quindi MSI, ufficialmente il Movimento Sociale Italiano, ma è l'acronimo del dittatore. Vabbè, fa niente, e la fiamma nasce proprio da dove riposa il dittatore, è quello, dai. E naturalmente questo presidente della Confederazione delle Destre dice che quel simbolo oggi spetterebbe a Vannacci, perché secondo, credo, questo Gianmario Ferramonti, oggi il rappresentante di quel mondo sarebbe Vannacci. Andiamo avanti, ecco. Niente fiamma per il generale, non ci interessa, lo garantisce Fabio Filomeni, il colonnello degli incursori, oggi in pensione, che è amico di Vannacci, lo conosce da tanto tempo ed è quello che sta gestendo quella associazione di Vannacci che dovrebbe diventare alla fine un partito politico, no? E così questo Ferramonti aveva detto che quel simbolo della fiamma è giusto che si fregi il generale Vannacci. La potestà sul simbolo, che è da sempre nel logo di Fratelli d'Italia, è rivendicata infatti da Gaetano Saia, presidente del MSI Destra Nazionale, una delle 10 microsigle che compongono la Confederazione delle Destre, 3 delle quali peraltro si richiamano al Movimento Sociale. In breve, Saia sarebbe tornato alla carica per l'attribuzione del simbolo, nato nel 1946, forse con il contributo di Almirante, pronto a farne dono all'ex capo della Folgore. Bene, a questo punto sono questioni legali che secondo me non andranno da nessuna parte, quel simbolo rimarrà dentro Fratelli d'Italia, è finito lì. Però diciamo che i vannacciani non sono particolarmente interessati a questa fiamma tricolore, ecco. Dice Filomeni,
il vice di Vannacci, chiamiamolo lì, di aver letto questa cosa sui giornali, ma noi non ne sappiamo assolutamente nulla, lo escludo categoricamente, peraltro noi non siamo neanche interessati, anche perché abbiamo registrato il nostro simbolo, quello dell'associazione politica Il Mondo al Contrario. Ma un simbolo da che mondo è mondo non dovrebbe essere di un partito politico? Ma Filomeni dice niente affatto, noi siamo un gruppo di militari, molti dei quali sono stati sotto il comando del generale Vannacci nella Folgore. Quando il generale è diventato scrittore abbiamo fatto il comitato culturale, quando è diventato politico abbiamo fatto l'associazione politica, e quando il generale farà un partito, da qui a dire che questo è il partito di Vannacci ce ne corre bene. Intanto si voterà in Umbria, Emilia-Romagna, Liguria, e Vannacci potrebbe lì presentarsi con una sua lista non propriamente nella Lega, ecco. Però ad oggi, dice, non c'è nessuno dei nostri soci che si candiderà alle elezioni regionali, per adesso ovviamente, ecco. Diciamo, la fiamma continua a fiammeggiare, ma nel simbolo di Fratelli d'Italia, perché a noi non interessa, anche perché sanno perfettamente che mettersi a fare azioni legali per prendere la fiamma dal simbolo di Fratelli d'Italia, insomma, lascia il tempo che trova, perché è solo tempo sprecato, diciamo così. È tempo perso, tempo sprecato. Ma sui simboli spesso ci si sentono queste diatribe, tribunali, il logo è mio, no, il logo è tuo, è un'imitazione, no, sei tu l'imitazione, io l'ho usato prima, io sono l'erede, come la Democrazia Cristiana. Ma sapete quante democrazie cristiane ci sono in giro per l'Italia? E tutti dicono di essere gli eredi della DC. Adesso poi c'è la disputa sul logo del Movimento 5 Stelle, poi c'era la disputa sul logo della Lega, anche quello della Lega, adesso viene fuori la fiamma tricolore, insomma, che vi devo dire? Vi terrò aggiornati se queste cose andranno avanti in un futuro. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video o al prossimo logo da contendere. Grazie e arrivederci a tutti.